Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Massimiliano e voi siete su SubH2O. Oggi un video molto particolare ed è un video che rientra nella rubrica Passione Documentari. Prima però di iniziare con il contenuto, volevo fare una premessa. Non ero molto deciso a fare questo video e a parlare di questo. Ci ho pensato a lungo, ma poi alla fine ho deciso di pubblicarlo, perché comunque alla fine questo è il mio spazio e voglio sentirmi libero di esporre quello che voglio. Ero anche indeciso in quale rubrica inserirlo, se inserirlo nella rubrica Passione Documentari o nella rubrica Riflessioni. Poi ho deciso appunto di inserirlo in Passione Documentari perché comunque non voglio esprimere una mia opinione in riguardo perché non sono effettivamente preparato sull'argomento, ma voglio anzi che ognuno crei la propria opinione. Detto questo, non perdiamo altro tempo e parliamo di quello che è il contenuto di questo video. L'ho detto prima, non è un documentario, ma è una conferenza. Una conferenza tenuta dal leader del movimento panafricanista Mohamed Konaré, che potete vedere su YouTube, della durata di circa 2 ore. Vi lascio comunque qui sotto il link in descrizione. Per farla breve, il movimento panafricanista, in cui tutti quelli che ne fanno parte cercano di porre un rimedio alla spinosa questione del sottosviluppo in Africa, come ad esempio quello che vorrebbe appunto l'Africa unita e libera dal dominio europeo. Ovviamente non sono solo questi i principi su cui si basa, ma questo è uno ed è quello che esamineremo proprio adesso. Però voglio anche dire che non voglio con questo fomentare possibili dibattiti politici, ma voglio semplicemente divulgare quanto visto. Konaré in questa conferenza ci parla del franco CFA. Il franco CFA è una moneta utilizzata in Africa, ma che in realtà è di proprietà francese. Ad utilizzarla sono tutti i paesi africani francofoni, diciamo così, soprattutto quelli dell'Africa centrale praticamente. Konaré parla anche di alcuni avvenimenti storici e cerca di informarci su alcuni fatti di attualità che purtroppo, e dico purtroppo, sono spesso modificati, diciamo così, dai nostri TG. Ci spiega anche il motivo, secondo lui, per cui l'Europa è sempre più ricca e l'Africa è sempre più povera e la popolazione è sempre più scontenta. Parla anche, pensate, del dittatore Gheddafi della Libia, quello che, come tutti noi sappiamo, è stato ucciso dalle forze europee coalizzate con le forze statunitensi. Ci spiega anche i motivi che stanno alla base dell'immigrazione che si verifica in Italia tutt'oggi. Ripeto, io con questo video non voglio assolutamente prendere una posizione, ma voglio che ognuno si faccia una propria idea. Quello però di cui sono purtroppo fortemente convinto è la facilità con cui notizie praticamente false o modificate vengano alle nostre orecchie attraverso i telegiornali e i mass media. Non voglio comunque andare oltre, questo video è stato abbastanza breve perché voglio che più persone vedano invece la conferenza perché è veramente molto, ma molto interessante. Io vi lascio, come dicevo prima, il link qui sotto in descrizione. E noi ci rivediamo senz'altro al prossimo video. Ciao!